The Score. Bello nascosto per non disturbare. Campionati nazionali a squadre assoluti femminili, Villa Carolina. Stai con noi, ma come giocano con uno spettacolo. Una volta riuscivo anche a salire sulle piante. Bei tempi. Bellissime squadre per gli assoluti femminili al Golf Club Villa Carolina. Grinduri per talenti sopraffini che hanno ospitato 5 giorni di lotta nazionale. Un vento epico porta in finale due squadre conosciute, Castel Gandolfo e Ambrosiano, più volte medaglie d'oro in altre competizioni di alto livello. Le ragazze si conoscono nello spirit of the game e con loro, ma non manca quel sapore di sfida diretta che accende i match play. Nei foursome del mattino tutto rimane in parità, con un punto guadagnato per ogni coppia avversaria. La tensione sale per i 3 punti in palio dei singoli, che vengono investiti da uno scirocco impetuoso. È difficile giocare nel vento, ma terribilmente affascinante vedere come le ragazze lo sappiano affrontare. Pause meditative per i putt, controllo della direzione dell'aria e tanti punch per portare la battaglia ad un livello mai visto prima. Maeve Rossi dell'Ambrosiano è la prima a conquistare un punto per la squadra, lo fa alla sua ultima buca contro Maria Vittoria Corbi e corre a seguire le sue compagne. Come le grandi sfide, gli altri match vanno oltre la 18, portando pubblico e arbitri a trattenere il respiro. Carolina Caminoli riesce nella magia e porta Clara Manzalini alla 21esima buca, dove chiude un putt fondamentale per il pareggio di Castel Gandolfo. Cala il silenzio, quello da teatro, in campo. Amberly Svensson è sulla 19esima buca con una agguerrita Sophie Pavia che ha lottato fino alla fine. Il match si chiude nello stesso momento del pareggio e solo avvicinandoci alle ragazze si scoprirà la verità. Castel Gandolfo è la squadra femminile campione d'Italia per 3-2 su un Ambrosiano molto competitivo. La felicità esplode per le romane e le medaglie d'oro sono da portare a casa e da coccolare per un anno intero. Un campionato intenso quello che abbiamo visto, un agonismo incredibile, mano nella mano, con correttezza e sportività. Grazie ragazze, sentirvi così agguerrite ci fa venire voglia di giocare, vedere le lacrime di chi vi vuole bene ci fa capire che questo sia lo sport più bello del mondo. Adesso festeggiate! Castel Gandolfo, avete appena vinto gli assoluti a squadre, capitano, presentaci la squadra. Beh, la squadra è formata da Carolina Caminoli, Maria Vittoria Corbi, Benedetta Reina, Amberly Svensson, il nostro coach Marco Luzzi, capitano Gianluca Baldasso. Capitano, match molto lunghi e soprattutto molto combattuti. Molto combattuti. Direi che noi non riuscivamo a capire se avevamo vinto o avevamo perso. Abbiamo vinto, perso 3 volte perché non avevamo una comunicazione efficace, quindi cercavamo di andare avanti come potevamo. La situazione peggiore è stata quando abbiamo perso la 18 con Amber e non sapevamo Carolina cosa stava facendo. Amber, come mai hai perso la 18? Perché non sono stata attenta. Carolina, per te invece una storia infinita, match molto lunghi, putt invece un po' meno. Sì, purtroppo alla 18 e alla 20 mi sono mangiata 2 putt, soprattutto quello della 20. È rimasta sul bordo da 7 metri per vincere e per fortuna mi sono rifatta la 21 imbucando da uno dei pochi putt di oggi, da più di 1 metro in discesa per portare Castel Gandolfo alla vittoria. Siete campione d'Italia nuovamente, l'anno scorso il Pallavicino, a questo punto la vittoria, a chi la dedichiamo? Beh, io per forza di cose devo dedicarla sempre a mio padre perché mi faceva una capoccia così. Questa volta la voglio dedicare anche a Teo e soprattutto alle ragazze che sono impegnate in una maniera incredibile, veramente incredibile. Con l'aiuto del nostro coach che ha battuto tutti i record di Pamic, ha fatto 29 chilometri in 4 giorni. Noi dobbiamo ringraziare la nostra presidentessa Maria Cecilia Fiorucci che ci sta sostenendo in un modo incredibile già dall'anno scorso.
probabilmente in questo momento lei avrà già stappato 7-8 bottiglie di champagne e forse prende un elicottero e viene qua a salutarci. Complimenti Castel Gandolfo, siete le nuove campionesse italiane. Dimmi, sei poco. Swing Your Life.